Mia mamma amava vestirmi in maniera molto classica all'inglese, con i pantaloncini, con i bottoncini, le scarpe lucidine. Poi una volta alla televisione andò un programma di Renzo Arbore che mandò dall'Australia una clip di un gruppo pauroso e di giovanissimi che si chiamavano AC/DC. All'improvviso la folgorazione. L'indomani addio a pantaloncini, scarpe lucide, domani jeans e capelli lunghi. Io mi chiamo Pino Puggelli ed ho 68 anni. Sono un rocker e rimarrò un rocker a vita. Come dicevano gli AC/DC, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. C'è una lunga strada verso la vetta se vuoi suonare rock and roll. Io a The Voice Senior voglio portare tutto lo tsunami del rock. Credetemi, farò tremare il palco. Pino, buonasera. Ma guardandoti, penso che il rock si sia fermato a quegli anni tuoi, anni 70-80. Sì, così? Perché è la musica che mi ha preso già da ragazzo, da tempi della scuola. Senti, qual è il ricordo più bello tuo personale che hai con il rock, nel mondo del rock? È stato nel 1990, abbiamo aperto al concerto degli Scorpions a Stoccarda, in Germania. Che meraviglia, davanti a tantissime persone. Le devo dire che c'era un sipario grande e io ho appena sbirciato fuori 50.000 persone. Ho detto, ragazzi, io non esco. E poi invece? Poi invece, dopo le prime note, scatta la magia. Perché... Hai ragione. Sì. Pino, prego, il palco è tuo. Oh, grazie. Grazie, ciao. Puccelli, the new Ozzy Osbourne, the new Alice Cooper, tu sei mio! Rock and roll, fratello, mangeremo un pipistrello insieme! È buonissimo!
Sei Pino, fantastico. Pino, ciao, complimenti. Quanti anni hai? Oh, 68 anni. 68 anni. Di dove sei, Pino? Di Catania. Di Catania. Catania. In Gambale Mortale. Tu sei l'esempio di chi, senza cianfrusaglie, senza niente, però sei arrivato dritto, insomma. Non ti ringrazio Gigi, davvero. Cioè... sei arrivato a tutti, guarda. Grazie, Loreano. Cioè, senza niente. Hai fatto i fatti. Da bambino, diciamo, da un po' cresciutello, non andavo a scuola e me ne andavo nelle cantine, insomma, nel rock. E mia mamma dice, vattene a lavorare. O lavori. I lavori erano una frana. Benzinaio, sbagliavo a dare la benzina. Commesso. Sì, bruciavi la chitarra. Ho fatto il commesso e gli lasciavo il negozio chiuso, tutte le persone fuori. Ci ho detto, devo fare il rocker. Hai fatto quello, hai fatto bene, hai fatto un'ottima scelta. Questa sei è la felicità. Hai un gruppo? Avevi un gruppo? Scusi, Orietta, non la sento. Se hai avuto un gruppo, hai formato un gruppo? Sì, prima il primo gruppo che avevamo, poi i poverini sono volati in cielo qualche mese fa. Sono andati in cielo tre, però questa cosa l'ho fatto anche per loro. Sì, hai cantato molto bene. Questa con sera passione, hai cantato anche sentimento. Per loro. Dividevamo un caffè in quattro, nel furgone, via, andare nei paesini a suonare. E la mia vita è stata questa. Una vita guarda, rock and roll. Guarda, meno male che Loredana ha finito il suo team. Ah sì, se no però ti avrei preso potremmo subito. Potremmo fare un'eccezione, Loredana ne può avere 16, quindi se vuoi ti puoi prendere anche Pino, così sei proprio la donna più figa. No, no, Pino è mio, perché noi siamo rock and roll. Anche io sono... domanda zio Gigi, io sono per strada, ho una vita rock. Sì, tu sei proprio un rococò. Un rococò. Sei proprio un rococò. Io ho una grande stima per tutte e quattro, siete fantastici. Però ragazzi, me ne vado con Clementino. Mamma mia, come mi piaci! Bello così subito! Sei fantastico, fantastico!